News: Kalulu regala un rigore all'Inter. Tifosi del Milan scatenati sul web, è polemica, dopo il rigore regalato da Kalulu all'Inter ieri sera a San Siro. I tifosi rossoneri si sono scatenati sul web. È subito polemica. Nell'ultimo periodo, il mercato del calcio ha mostrato un intenso dinamismo, con trasferimenti che possono avere lunghe onde d'urto sulle performance delle squadre e sul morale dei tifosi. Uno degli esempi più emblematici di questo fenomeno riguarda Pierre Kalulu, il cui passaggio dal Milan alla Juventus durante l'estate scorsa è stato uno degli affari più chiacchierati. Kalulu, terzino francese precedentemente in forza al Lione, è arrivato alla vecchia signora con una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto. Ha catalizzato l'attenzione per il suo impatto in campo, riuscendo subito a imporsi nella nuova realtà. Un trasferimento sotto i riflettori. Il trasferimento di Pierre Kalulu alla Juventus è stato particolare per diversi motivi. In primo luogo, l'accordo raggiunto fra i due club italiani ha visto il giocatore muoversi in prestito oneroso per una cifra di 3,3 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro che la Juventus potrà esercitare alla multa della stagione 2024-25. Questo tipo di operazione non è rara nel mondo del calcio, ma ha suscitato comunque un certo interesse, in particolare per le condizioni economiche e la durata dell'accordo. Prestazioni contrastanti. Kalulu è stato elogiato per essere diventato un elemento di forza nella difesa della Juventus, mostrando grande affidabilità, ottima corsa, tempi giusti di intervento e un posizionamento in campo quasi sempre impeccabile. Dal suo ruolo naturale di terzino destro, ha dimostrato di potersi rivelare un valido centrale difensivo, rappresentando una scoperta importante per la squadra guidata da Cristiano Giuntoli. Tuttavia, non tutto è filato liscio per il difensore francese. La sua prestazione nel derby d'Italia contro l'Inter ha rivelato alcune crepe nel suo gioco. Kalulu è stato infatti protagonista di una partita molto al di sotto delle aspettative, commettendo errori decisivi che hanno influenzato negativamente l'esito dell'incontro, come il fallo su Dumfries che ha causato il secondo calcio di rigore per l'Inter. Le prestazioni altalenanti di Kalulu hanno portato a un vero e proprio cambio di rotta nell'opinione pubblica, specie tra i tifosi. I sostenitori del Milan, in particolare, hanno mostrato segni di rammarico per il trasferimento. Dopo la partita contro l'Inter, molti di loro sui social hanno espresso un giudizio nettamente negativo, considerando la cessione del giocatore meno dolorosa di quanto temuto in precedenza, tornando a preferire Gabbia e Pavlovic rispetto al centrale francese, da rimpianto a scarto. Cambio repentino. Il caso di Pierre Kalulu evidenzia quanto il calcio sia uno sport dove le valutazioni possono mutare impetuosamente, influenzate non solo dalle prestazioni in campo ma anche reazioni dalle dei tifosi e dalla discussione pubblica. Resta da vedere come Kalulu saprà rispondere alle critiche e se riuscirà a tornare ad essere quel giocatore fondamentale per la sua squadra, capace di ribaltare nuovamente l'opinione pubblica. Nel frattempo, il dibattito sull'efficacia delle operazioni di mercato come la sua resta aperta, alimentando il perenne fuoco delle discussioni calcistiche.